Duck, 5 cereali. Ciao e bentornati nella nostra cucina. Yes. Allora, la volta precedente abbiamo fatto un unboxing di le merendine, quelle tra la Bauli, i cornetti tra la Bauli e quelle della Lidl con la crema. Questa volta vogliamo cambiare, o meglio, abbiamo trovato un altro tipo di merendina, giusto? Cornetto. Al gusto qua, sempre 5 cereali, latte, qua, lievito madre, uova di gallina, però ai frutti di bosco, buonissima. Naturalmente ha insistito la cameraman di comprarli, la cameraman, come si può dire. Vediamo cameraman. Cameraman, ma cameraman vuol dire uomo camera, camera uomo vuol dire donna camera, forse è meglio camera uomo. No, cameraman. Va bene. Avete cameraman? Cameraman. Così. Allora, facciamo sempre a partitura i frutti di bosco 25%, quindi qua tagliando c'è dentro marmellata, eh? Adesso vediamo cosa passa al momento. Sciroppi di glucosa, fruttosio, zucchero. Allora, di frutta ce n'è il 35% nella partitura, quindi nel 25% ce n'è il 35%, il resto è fatto da zuccheri e tutte cose buone. Quindi facciamo il conto quanta frutta c'è qua dentro, praticamente niente. Vabbè, però, comunque vediamo un po': succo di carota nera, concentrato, margarina, ecco, grassi di palma, buoni, buonissimi, zucchero, uova fresche, quelle allevate a terra, lievito naturale, e con glutine, ovviamente. Però anche questa, cioè, lo vedi subito, è un packaging, lo vedi, notevole. Una premessa qua, hanno 200 calorie una di queste, quindi contiamo che 100 grammi di pasta a 230 calorie, una di queste sono come 100 grammi di pasta senza salsa. Lo apriamo, e si presenta come sempre, come l'episodio scorso che se ne parliamo mi viene l'angolino. Se ne paghiamo, se ne parliamo, mi viene l'angurino. Se ne parliamo, mi viene l'angurino. Era buona, eh? Allora, anche queste qua, un'altra volta, hanno scritto terra con la data di scadenza, la certificazione, chi la fa e tutto, mentre le altre, cioè, no, sono molto belle. Perché non abbiamo trovato un prodotto equivalente a fare un test? Comunque facciamo un test unico. Sì, esteticamente sono uguali, cioè hanno la stessa sensazione di asciutto, eccetera. Adesso le tagliamo e qua vediamo il 25% di farcitura. Anche nella vista uguale. Dai, è abbastanza. Dai, all'interno no. No, è ben distribuito, però è sempre un po' scarsetto, diciamo. Però si sente tutto in bocca, Senti tutto in bocca. Senti profumo. Si sentono benissimo i frutti di bosco, però. Tu vuoi un pezzettino? Sì. Ma ti pareva. Quale vuoi dei tre pezzi che ho tagliato? Adesso tolgo il perfettino, ovviamente. Ti tengo questo, che non fai parcimento più. E io mangio questo. È buono. È buono. Si sente molto il frutto di bosco. È proprio buono. Tantissimo si sente. Devo dire che forse... Beh, rispetto, cioè, tolgo qua e ti do solo il pezzettino centrale, guarda. Devo dire che rispetto a quella della crema, questi sono ancora meglio forse, perché si sente proprio tanto il frutto di bosco, è proprio coinvolgente e non è stucchevole, non è fastidioso, è molto molto buono, sembra proprio mangiare un panino con una marmellata. Esatto, crema. È molto buono, forse anche direi che se la mettiamo 5 minuti in forno questa qui diventa veramente una buonissima croissant alla marmellata, buona. Direi che questo qua è proprio un prodotto che, come l'altro alla crema, questo, se quello gli davo 7,5, questo gli do anche 8,5, è un prodotto che proprio consiglio l'acquisto alla super grande. Io direi che questo ci sta tutto. Prodotto non l'ho mai visto, è tanto che gira per i mercati questo? È tanto che gira per i mercati? Perfetto. Prezzo era intorno ai 5,5 a prezzo pieno e l'ho trovato a 3,60 mi sembra, perché era scontato, però anche 5,5 al chilo parliamo, e quindi adesso non so quanto, forse non mi ricordo, mi pare che viene 1,60 a confezione a prezzo pieno, sì, mi pare che a prezzo pieno sia 1,60 e ce ne sono dentro 10,
Quindi 16 centesimi a pezzo è un prezzo che secondo me è più che fattibile. Se poi non avete, se poi non avete animaletti tipo questo che nelle magne basta. Non è vero. Comunque sono buone, dai. Allora, questo consigliamo l'acquisto e direi di chiudere anche qui questo video. Ok, ciao e ricordate, acquistate con gusto. Yes.